Zieleschi con Dybala e Cristiano Ronaldo. È cominciato il secondo tempo, subito un intervento falloso in anni di Alexandro. Ricordiamo che nel primo tempo è stato allontanato per proteste dopo il gol segnato da Zapata. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non ci sono per ora, dicevamo, cambi. Certo è che la Juventus, per migliorare la qualità del palleggio a centrocampo, ha avuto tante difficoltà in fase di impostazione, ma un errore clamoroso di Cancelo è andato in vantaggio dell'Atalanta. Potrebbe magari sfruttare Miralem Pjanic, cioè che reduce dall'infortunio, dunque magari non è al meglio della condizione, però ha qualità importanti per provare a dare il suo contributo in una partita che per la Juventus è diventata clamorosamente in salita. Sbaglia ancora Cancelo, dà la possibilità all'Atalanta ancora di ripartire con Zapata, prova ad allargare verso Gomez, sbaglia la misura del passaggio in colombiano. Cancelo in avanti a cercare Dybala, l'ultimo tocco è stato di Freud, il pallone fuori, rimessa laterale, andiamo sulle due panchine, cominciamo dall'Atalanta, poi la Juventus. Sì, Atalanta che durante l'intervallo ha tenuto tutti i giocatori anche le riserve negli spogliatoi, con Gartini che ha voluto confrontarsi con tutti, ha mandato solo ora Musa, Barro, Masiello e Gosens a scaldarsi. Alberto, io intanto ti confermo che è stato il quarto uomo, la penna, a chiedere l'allontanamento di Allegri. Va a terra Dybala, calcio di punizione, rivediamo l'intervento in anni del numero 10 della Juventus, è stato di Freuler, che deve fare molta attenzione perché è stato ammonito nel corso del primo tempo. Lui come Ginzipi sono i due ammoniti nei primi 47 minuti di gioco, recupero compreso, va giù Dybala, l'espressione perplessa di Gianpiero Gasperini, che credo in realtà abbia temuto abbastanza per il proprio calciatore. Volante Dybala, che ha subito un colpo, l'avete visto, sul tendine d'Achille, viene medicato dallo staff della Juventus. Prestazione nel primo tempo non sufficiente di Paolo Dybala, lo vedete intanto Miralem Pjanic che sta effettuando il riscaldamento, è l'unico calciatore della Juventus ad aver tolto i pantaloni della tuta a causa dell'infortunio di Dybala, ne approfittano i giocatori per correre sul campo dove c'è erba naturale non sintetica come vicino alle panchine, costretto ad uscire momentaneamente Dybala, zoppicante, ha perso anche uno scarpino per